fare giorno dopo giorno, eventualmente ti valuta, ti chiama, ti sposta, eccetera, eccetera, eccetera. Chi ha un lavoro subordinato non significa che possa essere licenziato da un giorno all'altro, anche se la modifica dell'articolo 18 che avete voluto introdurre, questo è più facile. Significa semplicemente una cosa, che non ha libertà, perché non c'è possibilità di combinare le due cose. Se si è subordinati non si è liberi. La nostra Costituzione non a caso ha voluto rendere liberi gli insegnanti, li ha voluti rendere liberi non tanto perché essi dovessero avere un trattamento diverso dagli altri lavoratori, ma perché essendo libero l'insegnante è libero l'insegnamento. E questo è un valore per gli studenti, è un valore per la scuola e in ultima istanza è un valore per la democrazia italiana. Voi con questo articolo introducete, e lo sapete benissimo, un elemento profondo di gerarchia e subordinazione laddove invece dovrebbe essere il regno della libertà. È un errore molto grave a cui vi richiediamo di porre rimedio, appunto, come diceva la compagna Panarale, finché siamo ancora in tempo. Grazie. Ringrazio. Allora, deputato Giordano Giancarlo, prego. Grazie, signora Presidente. Solo per segnalare un punto, questo è l'articolo forse più controverso, quello che ha riempito le piazze e svuotato le scuole il giorno 5 di questo mese, ed è anche un articolo spia rispetto ai vostri tanti, troppi, impegni mancati e le premesse che fate e non mantenete. Avete detto ascoltiamo tutti. Se volete ascoltare, visto che è il punto più controverso, accantonatelo questo articolo, perché probabilmente nel tempo in cui lo tenete accantonato potreste ascoltare le voci di chi vi sta chiedendo di cambiare questa norma, perché è una norma iniqua e che cambia il modello scolastico in questo Paese, cambia il modello di scuola pubblica e cambia, tradendo le vostre intenzioni e lo scivolamento culturale, in particolar modo del Partito Democratico, la natura stessa di come l'abbiamo pensata la scuola pubblica in questo Paese. La cambia a vantaggio di una cultura di destra che in questo Paese le ha falliti gli appuntamenti con queste riforme regressive, mentre oggi, lo dico ai colleghi del PD, voi vi state candidando a concludere quelle riforme di destra e inique. Deputata Nicchi, prego. Ieri a Firenze, a Barbiana, si è marciato per quella scuola che voleva lottare contro le diseguaglianze, la dispersione, per quella scuola che ha insegnato che quando si parla di merito, e noi siamo per il merito, dobbiamo accompagnarlo a una condizione, l'uguaglianza, perché l'uguaglianza senza merito, il merito senza uguaglianza è una certificazione di quelle che sono le ingiustizie sociali, le diseguaglianze culturali. Ecco, di fronte a questo grave problema voi risolvete la questione con una ricetta sbagliata, più comando, volete comandare, e io credo avete la dimostrazione che avete ben imparato dal modello di Marchionne. Non è questa la scuola della Costituzione, non è questa la scuola che garantisce a tutti, a tutte, il diritto al sapere.